guardia costiera libica che ha sparato quest'ultimo comunicato. Questo so, se posso dire quello che so, poco. E della Prudence che è arrivata a Napoli. Esatto, quello credo sia più interessante. C'è un pochino con le ultime notizie, ti chiederei, sì, no? Sì. Detto della tua borsa. Diteci quando cominciamo. Allora, buonasera a tutti, io sono Annalisa Camilli della redazione di Internazionale, è un grande piacere per me essere qui stasera con Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere e con Pietro Massarotto del NAGA. Parleremo appunto di immigrazione, parleremo di immigrazione da tanti punti di vista, parleremo di Milano, del modello Milano di accoglienza dei migranti, ma parleremo anche di quello che sta succedendo nel Mediterraneo centrale. Nelle ultime settimane appunto proprio il Mediterraneo centrale è stato terreno di scontro a tanti livelli e uno dei protagonisti appunto loro malgrado, insomma, di questo scontro nella discussione politica è stata proprio Medici Senza Frontiere. E, io comincerei proprio da Loris e dalle ultime notizie che ci arrivano appunto dal Mediterraneo centrale. La notizia di ieri, la nave Prudence di Medici Senza Frontiere è attraccata a Napoli dopo più di 2 giorni di navigazione con 1500 persone a bordo. Non è stato possibile per la nave di Medici Senza Frontiere attraccare in un porto siciliano e da soli appunto gli operatori di MSF hanno dovuto soccorrere 12 barchini, insomma gommoni che erano in difficoltà e non c'erano appunto altre navi di soccorso né Frontex né gli altri dispositivi appunto che dovrebbero essere in quel tratto di mare. Quindi un pochino ci viene da dire che dopo tutta questa campagna di criminalizzazione dell'operato delle ONG, il risultato è che queste organizzazioni sono state lasciate da sole a fare quello che hanno sempre fatto in questi mesi, appunto dal 2015, in questi anni, cioè soccorrere vite. Io vorrei sentire un po' appunto da Loris il racconto di questi ultimi giorni. Sì, tanto grazie di essere venuti così, così un numero massiccio. Per una serata come questa racconto con molto dolore quello che è successo, perché per 3 giorni e mezzo quasi 500 persone hanno vissuto una situazione molto difficile, con 2 cadaveri a bordo, con delle persone che avevano delle fratture agli arti inferiori, delle persone che stavano piuttosto male, e soprattutto le nostre imbarcazioni sono fatte per portare al massimo 700-750 persone. Fare un soccorso portandone per qualche miglia 1500 è possibile. Tenere per 3 giorni e mezzo 1500 persone a bordo in una situazione appunto che non prevedeva l'arrivo di altre barche in soccorso, con 6 bagni, capite che è qualcosa di assolutamente ingestibile, anche perché non c'era cibo a bordo a sufficienza. Ci ha colpito subito l'umanità incredibile delle persone a bordo, che hanno delle prime 750 che erano presenti sull'imbarcazione, che hanno immediatamente condiviso assieme agli altri quel poco che avevano, quel poco che gli era stato distribuito a più riprese. Un'attenzione anche a suddividere le lenzuola a bordo, per le lenzuola chiaramente quelle sintetiche che servono a non far perdere il calore alle persone, sono state appunto suddivise, dando ovviamente la priorità ai bambini e alle donne. Una situazione veramente molto complicata e difficile, che stride molto per esempio con l'immagine che molti politici hanno dato negli ultimi mesi dei taxi del mare, no? E insomma, in questa situazione così grave il ruolo della politica è stato un ruolo particolarmente meschino, cioè il G7 di Taormina ha fatto sì che i porti siciliani fossero chiusi,
che non ci fossero altre possibilità che andare a Napoli, dove peraltro la gente ha accolto i migranti in maniera assolutamente spontaneistica ma meravigliosa, con dei gesti di affetto particolarmente importanti, mobilitandosi per fare il massimo. E quindi la politica ha chiuso le porte, ha chiuso le porte ricalcando quale sarà un po' la politica dei prossimi anni e la politica che stiamo vivendo in questi momenti, una politica sicuritaria in cui si dà ovviamente un'importanza incredibile alla deterrenza, al proteggere le coste, al proteggerci dall'arrivo di elementi pericolosi, senza dare la minima attenzione a quella che è un qualcosa di importantissimo come l'accoglienza, la capacità di soccorrere delle persone che altrimenti morirebbero. Ed è molto preoccupante, perché non vediamo da nessuna parte, in nessun paese, soprattutto nei 28 Stati membri dell'Unione Europea, una proposta che non sia quella di erigere più muri, creare percorsi più complessi, più difficili, stimolando ovviamente la crescita esponenziale delle tariffe, dei trafficanti di morte che non vedono l'ora che la situazione divenga ancora più complessa per chiedere di più, per esigere di più a delle persone che non hanno altre alternative se non quelle di lasciare la Libia. Come unica alternativa, per quanto riguarda il governo italiano, ma anche gli altri 27 Stati membri, c'è quella che poi magari entreremo un po' nel cuore di questa vicenda, c'è la Libia, c'è il ritorno in Libia il più velocemente possibile delle persone che hanno appena lasciato quel paese nella speranza di non ritornarvi più. Proprio su questo, se vogliamo subito approfondire, voi avete denunciato sempre qualche giorno fa, appunto in un vostro comunicato, di aver assistito a una scena in cui appunto la Guardia Costiera Libica apriva il fuoco contro dei barconi di migranti. Voi siete tra le poche organizzazioni non governative per ora che hanno accesso anche ai campi di detenzione in Libia, e quindi avete denunciato da tempo quali sono le condizioni. Sì. Che l'Italia, sappiamo appunto, ha firmato un memorandum d'intesa col governo di unità nazionale libico, e questo memorandum d'intesa prevede tra le altre cose, oltre all'addestramento di questa proprio Guardia Costiera Libica, anche in qualche modo la fornitura alla Guardia Costiera Libica di mezzi, di motovedette appunto armate addirittura. Quindi sembra un po', per voi che siete lì proprio di fronte alla Libia e anche dentro i campi, è una situazione quasi paradossale, cioè dover soccorrere chi scappa da quella situazione. Sì, io non ho nessuno strumento per poter accusare il governo italiano o il Viminale di aver creato ad arte questo grande polverone mediatico sulle ONG. Ma la cosa che mi viene in mente immediatamente è la correlazione per quanto riguarda il tempo, la tempistica, no? di questo sottolineare che le ONG hanno in qualche modo violato alcune regole di condotta, creando un polverone mediatico incredibile. Ricordo che tutte le ONG, non solo quelle che lavorano per la ricerca e soccorso in mare, perderanno un sacco di soldi. Questa situazione è stata creata tra le altre in pieno periodo della dichiarazione dei redditi del 5 per 1000, quindi ci saranno delle ricadute nei prossimi, e lo verificheremo fra un po' di tempo, insomma nei prossimi mesi, particolarmente drammatiche soprattutto per le ONG più piccole, molte di queste che non partecipano affatto oltretutto alla ricerca e soccorso in mare. Ma al di là di questa casualità nella tempistica, c'è un aspetto nella tempistica ancora più inquietante. Nei giorni in cui montava incredibile questo scandalo supposto delle ONG che collaboravano con i migranti, facevano le nefandezze più incredibili, ora non se ne parla più, ma un mese fa se ne parlava e come, ve lo posso assicurare, in quel periodo lì 10 motovedette italiane venivano date ai guardiacosta libici
Veniva terminata questa, un'opera importantissima del governo italiano di formazione per quanto riguardava la guardia costiera. Quello che noi vediamo dall'altra parte, a parte le condizioni drammatiche all'interno dei centri di identificazione e di espulsione libici, in cui si compiono da anni, non solo da adesso, ma da anni si compiono le peggiori nefandezze, c'è un dato inquietante, che è quello del comportamento della Guardia Costiera Libica. Noi l'anno scorso siamo stati oggetto di una sparatoria della Guardia Costiera Libica a luglio del 2016, che facevano un controllo in acque commerciali, non acque territoriali libiche. Sono saliti a bordo sulla nostra imbarcazione, al tempo si chiamava Bourbon Argos, e hanno esploso una decina di colpi d'arma da fuoco all'interno della struttura. Nessuno si è fatto male, perché le regole di sicurezza sono state applicate in maniera pedissequa, le persone sono andate in un pozzetto particolare dell'imbarcazione, completamente chiuso in maniera stagna, e non è successo niente. Ovviamente noi ci siamo fermati per più di un mese dopo questa manifestazione non di affetto della Guardia Costiera Libica, e in questo mese abbiamo riflettuto, abbiamo tentato di capire soprattutto chi era stato, chi era a capo di questa Guardia Costiera, e subito ci siamo trovati davanti il problema dell'identificazione di chi fossero le autorità competenti in quella zona lì. E quello che sta succedendo in questi giorni è ancora più inquietante, perché una notizia gravissima come quella che è successa l'altro giorno, cioè la Guardia Costiera Libica che corre dietro alla Guardia Costiera Italiana e esplode dei colpi di arma da fuoco, che secondo me è una cosa di una gravità clamorosa, viene sottaciuta. C'è il G7, ci sono dei problemi. Se non ci fosse stato Avvenire e qualche altro giornale a parlarne, non saremmo mai venuti a saperlo, e ovviamente dell'ONG che erano lì vicine. Ancora più grave è il fatto che quello che è successo l'altro giorno, alcune persone in un'imbarcazione fatiscente partono dalla costa libica, tentano di attraversare il canale il Mediterraneo centrale, vengono intercettate a un certo punto da una guardia costiera libica, che invece di riassicurare le persone, di prendere un gommone, uno Zodiac, arrivare vicino all'imbarcazione e dire state calmi, non muovetevi, queste sono le procedure, vi spieghiamo le cose, hanno pensato bene di sparare in aria alcuni colpi che hanno provocato il panico, facendo saltare in acqua più di 80 persone. Fortunatamente c'erano delle ONG vicine, nelle vicinanze, sono scattati i soccorsi. Pare che da quella situazione lì non ci siano stati dei morti, ma una situazione che avrebbe potuto causarne parecchi. E tutti questi fatti, messi uno vicino all'altro, ci inquietano non poco. Cioè, se l'Italia e se l'Europa decide, un po' come ha fatto per la rotta balcanica, di delegare il lavoro del contenimento dei flussi migratori a un paese come la Libia, secondo me tutti noi, cittadini e votanti, dobbiamo veramente metterci una mano sulla coscienza e decidere in maniera molto onesta e trasparente. Sono disposto ad accettare questo orrido compromesso perché non voglio vedere dei migranti che arrivino a casa mia. E non voglio sapere cosa succede dall'altra parte. Possiamo farlo, è un gesto secondo me estremamente vigliacco, però perché no? Cioè, uno secondo me in un paese democratico può scegliere questa cosa, deve sapere che però, perlomeno per noi che siamo dall'altra parte, quello che succede dall'altra parte è vergognoso. E oggi respingere delle persone in mare a delle persone che riprendono dei migranti o dei richiedenti asilo o semplicemente delle persone e le riportano all'interno dei centri di identificazione e di espulsione è secondo me terrificante. Oppure dobbiamo fare un'altra scelta, che è quella, secondo me, un po' più consapevole, di dire no, noi sappiamo dove queste persone vanno, dove vengono rispedite, e vorremmo capire da questo governo se cosa intende fare.
Vogliamo sapere che cosa succede dall'altra parte, vogliamo che ci sia una situazione molto più trasparente. Per ora questo non sta succedendo e un po' tutti, noi compresi, stiamo di fatto delegando ad altri questo triste compito. E per finora il governo prosegue quello che ha iniziato ormai molti mesi fa, formando la Guardia Costiera, collaborando con loro, facendo finta di niente quando la Guardia Costiera libica spara a quella italiana. E questo è un anno di campagne elettorali in Italia, non solo in Italia, e purtroppo queste campagne elettorali si stanno giocando molto sulla pelle dei migranti, parlando di immigrazione. A Milano abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini della manifestazione del 20 maggio, così partecipata. Non era scontato che fosse così, per tutta Italia. Io vengo da Roma e so qual è la situazione dell'accoglienza. Il discorso pubblico sui migranti nella mia città è, va sicuro, assai più arretrato di quello che in questi mesi, anni probabilmente siete riusciti in questa città invece ad articolare. Però facendo un passetto indietro, mi viene da pensare che non è tutto rose e fiori, nel senso che pochi giorni prima c'era stato quel blitz alla stazione centrale, che in molti abbiamo definito un po' il primo atto di quello che è il decreto o i decreti Minniti Orlando sull'immigrazione, e poi quelli sulla sicurezza, quello sulla sicurezza che erano stati pensati un po' come un tutt'uno, no? E quindi da una parte la criminalizzazione della solidarietà, cioè la criminalizzazione di chi aiuta i migranti, e dall'altra una vecchia storia, una vecchia formula narrativa, che è quella della criminalizzazione del migrante, sovrapporre i migranti ai terroristi da una parte. Tu Pietro hai seguito tutta la vicenda sia della stazione centrale sia dell'organizzazione della marcia, avete presentato voi come Naga una piattaforma Nessuno è illegale, come avete vissuto questa contraddizione? Intanto buonasera a tutti. Intanto direi che la contraddizione si ripropone almeno da 20 anni, insomma dal 98 è una contraddizione che sta un po' nella prima norma, nella prima legge, che era Turco-Napolitano, poi innervata dalla Bossi Fini, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al decreto Minniti, ma in mezzo ci sono una marea di novelle legislative, decine, sempre un po' peggiorative della legge precedente, tutte all'interno della stessa cornice. Quindi io direi che concordo in pieno, cioè è una criminalizzazione che è in atto da tantissimi anni, che funziona, che bisogna dire le cose come sono. Se l'obiettivo era criminalizzare i migranti, sì, c'è riuscita. I migranti sono criminalizzati, è un dato di fatto, al di là del fatto che è stato introdotto qualche anno fa il reato di immigrazione clandestina, ma questo rileva fino ad un certo punto. Nella percezione pubblica il migrante sostanzialmente è un delinquente, questa è una percezione che poi, con tutta l'ondata del terrorismo, è diventata ancora più difficile da sciogliere e anche da interfacciare. È un racconto, è una narrazione, un discorso politico che è diventato maggioritario, che purtroppo nell'ambito della politica ufficiale è quasi pervasivo, cioè non si parla di altro, che si nasconde dietro degli eufemismi, per cui quando si vuole parlare in un senso neutrale dei migranti si dice i profughi, intendendo che sono quelli buoni, cioè quelli che in qualche modo hanno diritto di muoversi. Ok, profughi per la normativa italiana non vuol dire niente, non sono normati, non esistono. Quando invece li si vuole indicare in maniera negativa, non sto nemmeno qua a dirlo, basta dire stranieri e abbiamo già detto tutto, perché poi viene a cascata tutto il resto.
concretamente, secondo te si può ancora parlare di modello Milano? Cioè, io penso a quello che è successo nel 2015. Noi da Roma guardavamo a Milano, a quello che stava facendo la Giunta Pisapia, l'apertura del lab per transitanti, come a un modello, perché in effetti a Roma avevamo avuto Mafia Capitale, che quindi certo, aveva azzerato tutta quella che era la presenza dello Stato, diciamo. Però appunto è stato impossibile in questi anni gestire un fenomeno di transito prima e poi anche di ritorno dei migranti non più transitanti, appunto bloccati in qualche modo all'interno con situazioni legali sempre più complicate, no? Certo. E a Milano che sta succedendo? Cioè, possiamo ancora parlare di modello Milano? Ma allora io credo che chi si trova all'interno del modello faccia sempre fatica poi a individuarlo, perché è portato a vedere i meccanismi almeno un po' più critici. Però detto questo, nel 2015 va senz'altro riconosciuto un grande plus, insomma, un grande bonus al governo milanese, alla giunta milanese, che ha fatto una scelta assolutamente in controtendenza rispetto all'Italia, ma anche rispetto all'Europa, e cioè ha deciso che faceva transitare i migranti che sostanzialmente stavano arrivando, principalmente i siriani, quindi erano in fuga dalla guerra, ha deciso di farli transitare per Milano, di riceverli per alcuni giorni in strutture attrezzate e poi di farli passare, la cosa importante, senza identificarli. Okay? L'identificazione diventa fondamentale perché per convenzione di Dublino tutti i soggetti che vogliono fare una richiesta di asilo la devono fare nel primo paese di arrivo, quindi se sono identificati in Italia, in quel caso a Milano, dove hanno ricevuto un'accoglienza, poi devono fare la richiesta in Italia, devono rimanere in Italia, eccetera, eccetera. In quel momento il fenomeno era di soggetti che volevano passare. Allora il Comune di Milano ha capito, si è preso una responsabilità politica grossa e non ha applicato la legge, perché la normativa italiana dice che i soggetti vanno identificati. Questo è un dato di fatto, e ne ha fatti passare svariate decine di migliaia. Quindi questo io credo che sia un dato senz'altro il più positivo che io riesco a trovare in quell'ambito. Lo ha fatto con riferimento a soggetti che erano portatori oggettivamente di diritti, perché per la stragrande maggioranza quei soggetti potevano fare la richiesta di asilo, ma questo non succede invece in genere per tutti quelli che arrivano sulle coste italiane, e in più si è esposto eventualmente anche a delle contestazioni da parte della Corte dei Conti, che potrebbe contestare al Comune di Milano: ma voi avete ospitato dei soggetti, ma chi sono? Perché non sono due, sono veramente decine di migliaia, per giorni e giorni, quindi ha impegnato delle risorse pubbliche e quindi si è preso una responsabilità politica senz'altro fondamentale. Come molte delle cose, se non tutte, le cose che si fanno in materia di immigrazione, questo è anche simbolico, no? È stato oggettivamente simbolico di un orientamento del Comune di Milano, che in quel momento ha detto: noi non siamo allineati sulla politica nazionale italiana rispetto alla gestione dell'immigrazione, questo, almeno rispetto alla gestione dei richiedenti asilo. Questo è stato un segnale, quindi intorno a questo ha cercato di costruire una rete per quanto possibile di soggetti che condividessero l'obiettivo in carenza di fondi. Ecco, facendola molto molto semplice, il modello Milano è questa cosa qua, è un modo molto molto concreto di aver affrontato il problema, e io penso in quel caso anche molto positivo. Ora le cose stanno un po' cambiando, perché appunto sono stati ripristinati i controlli alle frontiere, quella tipologia di transitanti non esiste più. Nel frattempo le leggi si stanno irrigidendo, diciamo. Da una parte abbiamo
la riforma del regolamento di Dublino, che va verso ancora di più la criminalizzazione, certo, dei movimenti interni all'Unione, le relocation non sono mai partite veramente, quindi la questione si sta complicando anche per Milano. Sì, Milano a questo punto quel tipo di passaggio non lo può più fare perché è stata richiamata ufficialmente. L'Italia partecipa in vari vertici internazionali, è stata bacchettata su questo punto. Il prefetto Morcone, a suo tempo plenipotenziario in materia di immigrazione, ha avallato anche la scelta, anche più volte ha detto che era poi giusto, insomma, identificare tutti. Da allora sì, vengono identificati tutti i soggetti, questo è un po' il punto, quindi Milano non può più far passare le persone così. E quindi quel modus, se volete, molto pragmatico, ma è anche un po', la dico così, un po' all'italiana, no? Perché era ti faccio passare, non voglio sapere niente, non voglio sapere chi sei, è caduto. Dietro questo tipo di approccio, che è un approccio dell'amministrazione milanese, c'è un problema però che è molto più ampio e che è un problema di carattere nazionale e ancora di più di carattere europeo, e cioè il fatto che, per quanto si possa approvare o non approvare la giunta milanese o il modello Milano, sicuramente le modifiche non possono venire da questo livello amministrativo. E noi purtroppo abbiamo purtroppo ormai da 20 anni abbiamo una normativa che impedisce di fatto l'accesso sul territorio ai migranti, quindi tutti i soggetti che arrivano sul territorio, tutti, sono irregolari, tranne quei pochi che possono fare la richiesta di asilo, gli altri sono tutti irregolari. A partire da questo, tutte le città, quindi compreso Milano, si trovano con la grana, se la volete mettere così, o se volete il problema, e se siamo ancora più orientati, il dilemma umanitario di gestire dei soggetti che oggettivamente sono irregolari. E quindi il problema è normativa italiana, all'interno di una normativa europea che è anche peggio, che quindi ancora meno vie d'uscite e sostanzialmente in una falle. Cioè, quello che diciamo in questi anni, ormai è emerso da tanti anni, ma ultimamente ancora di più, è un problema a monte dello snodo immigrazione, che è proprio l'ingresso sul territorio, cioè il modo in cui un soggetto può arrivare in Europa, io la dico in maniera ampia, come fa ad arrivare? Qual è il modo dell'arrivo? Allora, i meccanismi pensati, poi non mi dilungo più di tanto, però i meccanismi pensati alla normativa italiana non funzionano. Sono il cosiddetto decreto flussi, che da anni non si fa, e basta. Questo ho finito per dire. Quindi potrei anche avere smesso di parlare qui. A monte di quello e a valle di quello c'è il disastro. Il disastro è che i soggetti sono irregolari. Quindi, se andiamo a che cosa è successo in Stazione Centrale, in Stazione Centrale c'è stato, secondo me, un piccolo posizionamento di forze. Molti di voi lo sanno, forse altri no. Lì c'era l'hub di Via San Martini che gestiva i soggetti che passavano. Ad un certo punto il Comune di Milano, pochi giorni prima della retata, che noi definiamo rastrellamento, ha deciso che lo chiudeva, e lo chiudeva perché non ci sono i fondi, perché non è gestibile, per tutta una serie di motivi, e diceva al governo: beh, adesso però che cosa facciamo? Ovviamente in quel momento sono un po' aumentati i soggetti nel piazzale della stazione centrale, perché chiaramente, non essendoci più l'hub di San Martini, le persone si sono riversate, tra l'altro nemmeno in così grande numero, ma insomma un po' sì. Automaticamente è scattato il meccanismo: oddio, quanti stranieri ci sono sul piazzale davanti alla stazione centrale, che pericolo per la sicurezza, perché questo è il continuo controcanto, no? Legalità, sicurezza, sono i due elementi del coro. E la questura ha reagito da governo, cioè da governo intendo proprio amministrazione centrale, ad un'amministrazione locale, che era quella di Milano, che gli aveva passato la palla.
e ha reagito secondo il modello classico del governo italiano in materia, cioè come con la cosiddetta legalità, e hanno fatto un rastrellamento. Questo è quello che è successo in quel momento. Io non so se, e questo non, ognuno poi forse lo può ragionare, ci può pensare in proprio, non so se avesse anche un obiettivo, tra virgolette, calmierante nei confronti della manifestazione, cioè fosse simbolico come, attenzione, anche gettare un po' di discredito, eccetera, eccetera. Questo non lo so. Sicuramente, anche per le reazioni che poi sono state immediate, un po' da molte parti, in realtà quel tipo di intervento smisurato con gli elicotteri, insomma, una cosa, c'erano sette pullman, una cosa evidentemente fuori misura, ha generato l'effetto contrario, cioè i soggetti che non la pensavano in quel modo si sono compattati, e quindi io credo che abbia avuto un effetto di costruzione poi alla fine invece della manifestazione, di costruzione di una coscienza condivisa e anche di un posto nella società milanese, no? Questo, però non saprei dire se è stato fatto apposta oppure no. Sicuramente è stato uno scambio molto evidente di che cosa vuol dire applicare le norme in maniera puntuale, cioè Minniti o non Minniti, cioè si poteva fare anche prima di Minniti, questo senz'altro. Sicuramente con quella coppia di decreti, perché sono due, è chiaro che quello che viene raccontato, al di là di entrare nello specifico, quello che viene raccontato lì non è altro che questo: tutti i migranti potenzialmente sono un pericolo e quindi intervento securitario, ed è il decreto 1, e il decreto 2 dice sostanzialmente tutti i poveri sono un pericolo perché sono, offendono il decoro. Questo un po' la faccio molto semplice, però secondo me è abbastanza vera, ed ha il pregio a contraris di evidenziare che aver messo vicino un decreto in materia di immigrazione con un decreto in materia poi di povertà, perché il secondo decreto Minniti è un decreto che criminalizza i poveri, rende evidente la saldatura fra due marginalità che vengono percepite nello stesso modo. Infatti prima diceva Loris, noi possiamo far finta di non vedere. Io credo che buona parte del valore simbolico del discorso politico praticamente di tutti i partiti istituzionali, quasi tutti, insomma ne lascerei fuori pochi ma sono cespugli veramente marginali, è quello della rimozione, è un discorso di rimozione, cioè allontanare il più lontano possibile le frontiere, portarle in Libia, che poi fra l'altro non esiste, adesso non sto neanche ad approfondire, insomma la Libia non esiste come paese, non ha un governo legittimo, è riconosciuto da alcuni stati ma non da tutti, e quindi anche le 10 motovedette sarebbe interessante capire a chi sono state, anche lì la Corte dei Conti potrebbe dire qualcosa, ma va bene. Però io credo che il racconto, e funziona moltissimo, è un racconto di rimozione, è un racconto di non vedere, è un po' in grande lo stesso grande sgomento che personalmente mi prende quando incontro un venditore di rose. Faccio un esempio personale, ma forse molti lo possono avere. Incontro un venditore di rose che cerca di vendermi delle rose, evidentemente è in difficoltà, io non le voglio quelle rose lì, mi dà un po' fastidio, preferirei che non ci fosse, cioè il mio primo istinto è che non ci fosse. Ecco, quell'istinto lì viene titillato in ogni caso in cui si parla di immigrazione, ovviamente su grandissima scala. Portare le frontiere il più lontano possibile, e a quel punto la strategia di attaccare le ONG è centrale, no? Le ONG che abitano, che lavorano e che monitorano quel tratto di mare, perché ci raccontano dei fatti, degli avvenimenti, delle morti di cui altrimenti non sapremmo in misura molto minore. Tanto è vero che si conta che all'incirca negli ultimi
diciamo 15-20 anni ci sono stati 35.000 morti almeno nel Mediterraneo, ma noi li abbiamo scoperti come numero così evidente nel momento in cui sono stati soggetti terzi, cioè non governativi, che hanno cominciato ad occuparsene. Non che prima non si sapesse, ma si sono accesi i riflettori. Se i riflettori si spengono, la rimozione funziona estremamente meglio. Ecco, questo io credo che sia la misura un po' dell'intervento e anche il problema con cui poi si scontra l'amministrazione comunale milanese nel momento in cui affronta un problema che oggettivamente è più grande di lei, assolutamente, proprio come grado è molto più grande di lei. È una questione, appunto, a questo proposito, non è una questione di rimozione, è una questione di narrativa, secondo me, e di narrativa che sempre di più si sta polarizzando, no? Appunto, da una parte chi lavora poi sul campo, ma anche chi è specialista della materia, cerca di riportare dei dati di realtà, dei dati di fatto, dei dati di verità, e dall'altra parte però sempre di più si sta affermando una narrazione che spesso ha poco a vedere, a che vedere realmente con la realtà dei fatti. Penso solo ai numeri, no? Si parla sempre di invasione, così come appunto tutta la narrativa dell'emergenza, eccetera. E in tutta questa campagna di criminalizzazione a voi è successo un po' una cosa strana, cioè siete passati da essere raccontati dagli eroi del mare a rapidamente essere invece declassati a trafficanti, scafisti, ad essere associati per esempio con una logica abbastanza brutale al business dell'accoglienza, a chi alle infiltrazioni mafiose nel CARA di Isola Capo Rizzuto o nel CARA di Mineo. Tra tutte queste, diciamo, accuse, qual è quella che vi portate, da cui è più difficile difendersi, e alla fine di tutto che cosa rimane di questa campagna contro le organizzazioni umanitarie? Parto dall'ultima domanda. Rimangono dei coci, rimangono dei lividi, delle fratture evidentissime. Le ONG stanno subendo una perdita in termini di raccolta fondi mostruosa. Lo dicevo prima, noi stiamo vedendo solo negli ultimi mesi un calo considerevole di donazioni che non abbiamo mai avuto nella nostra storia. Mai. Noi abbiamo avuto una crescita costante dal 1993 ed è la prima volta che in maniera infame veniamo, assieme a tantissimi altri, messi in mezzo a una storia che noi lo diciamo già anticipandolo senza alcun problema, è una storia da cui non si caverà niente dal punto di vista legale, proprio perché le organizzazioni che stanno lì, la nostra come tutte le altre, non ci guadagnano ovviamente minimamente, tutti ci perdono in maniera evidentissima, nel senso che se tu non hai dei finanziatori dietro pronti a fare quello che dovrebbe fare Frontex, quello che dovrebbe fare l'Unione Europea, cioè andare a raccogliere delle persone che attraversano, giusto o non giusto che sia, il Mar Mediterraneo centrale, il fatto che lo faccia un ONG distoglie l'attenzione primaria, per quanto ci riguarda, da altri fatti molto importanti, come in questo momento in una zona ai confini con l'Uganda ci sono 700.000 persone in fuga in Repubblica Democratica del Congo, c'è un'epidemia di colera in Yemen, difficilmente trattabile perché è difficilissimo lavorare in Yemen. Io sono tornato da poco da Mosul, qua sono indignato, incazzatissimo, perché nessuno ne parla, quando bambini vengono ammazzati sia dalla coalizione che tenta di liberare la città dall'ISIS, che dall'ISIS quando fa degli attacchi suicida o quando tenta di bombardare Mosul Est o una parte di Mosul Ovest, e nessuno ne parla, no? E questo è il fatto fondamentale. Sei costretto a lavorare qui perché qualcun altro non fa il lavoro che dovrebbe fare.
ieri ed è l'aspetto più grave della vicenda di Napoli, no? Cioè il fatto che prendi delle persone, 1500 esseri umani, li tieni in condizioni oscene in un'imbarcazione, li porti fino a Napoli facendo quello che il Ministero dell'Interno dovrebbe fare, nessuno ti dà una mano e non hai un'imbarcazione di Frontex che costa 250 milioni l'anno che ti dà una mano per prenderli in carico? È questo che fa inviperire, no? E oltretutto diventi un delinquente, uno scafista autorizzato e tutte queste grandi idee qui. La cosa che fa più male è, dal mio punto di vista, non è la perdita in termini economici dell'ONG, è la criminalizzazione della solidarietà. È il fatto che in classe di mio figlio ci sia della gente che dice no, ma quelli non vanno aiutati, quelli devono rimanere a casa loro, quelli ragazzini di 12-13 anni che sentono dai genitori queste storie e che l'ONG sono tutte delle associazioni a delinquere che hanno degli obiettivi che sono molto diversi da quelli che dicono di avere e tutto il resto. E le associazioni in generale, la solidarietà in generale, il gesto stesso di aiutare una persona in difficoltà, ancora peggio se è un immigrato. E questo è una battaglia che va combattuta senza quartiere, con coraggio, in maniera non violenta, ma va combattuta. Ed è l'effetto paradossale, ne parlavamo prima all'esterno, che questa criminalizzazione dell'ONG sta avendo. Fino a qualche anno fa era impensabile per un'organizzazione autistica come Medici Senza Frontiere, che è forte, che fa delle cose anche bene, ma è molto rinchiusa su se stessa, si aprisse nelle piattaforme, iniziasse a lavorare a rete, iniziasse a muoversi, a dire ragazzi, non è che danno contro uno o danno contro l'altro, qui criminalizzano tutti. L'anno scorso c'era una piccola organizzazione fatta da ragazzi veramente di buona volontà, ma poco organizzati, a Udine, la mia città. Questa organizzazione si chiama Ospiti in Arrivo. Hanno messo in piedi quello che potevano, portare dei termos alla stazione, dare una mano agli afghani e ai pakistani che arrivano a Udine ormai dalla rotta balcanica, o da quello che rimane dalla rotta balcanica ormai da anni. E queste persone, per aver portato alla Caritas una notte sotto la pioggia e avendo piazzato per qualche ora in una casa fatiscente alcuni migranti, sono stati indagati dalla procura di Udine e 6 mesi dopo finalmente li hanno prosciolti. Questo è successo a Frontex, è successo ai No Border a Ventimiglia, è successo a delle altre organizzazioni in centro Italia, ed è il trend che stiamo avendo. È successo in Ungheria, è successo in Belgio, è successo in posti in cui non ci si aspetterebbe assolutamente, no? Paesi assolutamente civili. E io credo che sia un trend pericoloso, e come dicevo, l'effetto paradossale di aver creato una situazione come quella di Milano del 20 maggio è un primo passo, secondo me, molto interessante, verso la costituzione di un gruppo, di un nucleo di persone che non fa autodifesa, ma che difende il principio della solidarietà, e lo fa senza dei politici, perché i politici, quelli che perlomeno anni fa aiutavano ad entrare nei centri di permanenza temporanea, si davano da fare, facevano di tutto per creare degli spazi per far sì che le organizzazioni fossero facilitate, non esistono più, non ci sono più. Quando dobbiamo organizzare un incontro con dei politici, facciamo riferimento a delle persone validissime, ma che sono messe ai margini della politica, come Emma Bonino, come Luigi Manconi. Mancano degli interlocutori politici, ed è per questo che io spero che le organizzazioni in qualche modo riescano a vicariare questa mancanza e a fare da sole, ma non di nuovo per difenderci in maniera consociativa come la Lega delle Cooperative o come tantissimi altri, ma per combattere un principio fondamentale, perché i nostri figli non possono perdere il concetto di solidarietà, il concetto di compassione, il concetto di dare una mano a chi è in difficoltà. E questo, che si voglia o no, è messo seriamente in pericolo. Perché non esiste né
prima gli italiani e poi gli altri, perché non si aiuta neanche gli italiani in crisi, uno, e ancora di meno il concetto aiutiamoli là, non fanno un cazzo e non si fa niente da 20 anni in questo senso, e lo sappiamo benissimo, perché ci siamo di là e non vediamo nessun cambiamento, vediamo un peggioramento, un deterioramento degli investimenti per la cooperazione e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo. Quindi non li aiutiamo di là, non aiutiamo prima gli italiani qui, stiamo semplicemente uccidendo il concetto di solidarietà, e su questo c'è un impegno personale che ognuno di noi deve mettere. E veramente, ma no, non per parafrasare se non ora quando, ma l'hanno fatto tanti in questi anni e non è cambiato niente, ma se non ci si muove in questo momento, se non si prende la parte, se non si decide da che parte stare in questo momento, io credo sia molto molto pericoloso. Perché mentre noi in maniera imbarazzata non ci stiamo muovendo, gli altri si muovono molto rapidamente. A noi non era mai capitato un attacco come questo, non c'erano mai capitati degli attacchi personali, violenti, e sta succedendo in maniera ripetitiva. Per cui io veramente, il mio monito è un po' questo, difendiamo non le organizzazioni, non le persone, difendiamo il concetto di solidarietà e facciamolo tutti. Pietro, su questo credo che tu voglia anche aggiungere, cioè il punto è che il fatto che la politica non ci sia, il fatto che non ci siano interlocutori politici in realtà è un gran problema, nel senso che poi mi diceva Giulia questi giorni, quando il NAGA è stato fondato 30 anni fa doveva durare poco. Si pensava che appunto l'immigrazione serviva, diciamo, in quel momento per appunto fare le veci di qualcuno che poi sarebbe dovuto essere lo Stato, no? Cioè si sperava che poi la questione, visto che è strutturale, sarebbe entrata a far parte delle cose appunto gestite dallo Stato con pieni poteri, diciamo. Il fatto che lo Stato non ci sia, il fatto che la politica, i partiti, le istituzioni non ci siano è un gran problema per chi fa l'osservatore indipendente e per chi fa l'operatore umanitario. Sì, beh, il NAGA nasce, noi lo diciamo sempre, nasce per estinguersi, ma devo dire che in questo momento l'estinzione è veramente piuttosto lontana, ecco, quindi l'idea era che dei diritti dell'immigrazione si occupasse il welfare statale, questa era un po' l'idea di base. Tutti potete immaginare che, visto che il welfare statale se ne sta andando lentamente a pallino, del welfare dell'immigrazione insomma sia molto difficile, insomma, questo riassorbimento. Ma passo a, perché prima ne abbiamo chiacchierato mentre mangiavamo un panino e sì, siamo su due posizioni molto simili, cioè a dire che in questo momento, ma ormai da anni, non in questo momento, da un mese, da anni, i soggetti che operano concretamente nell'immigrazione, ma io allargherei i soggetti che operano concretamente nel sociale, non hanno interlocutori politici, non ce li hanno, di nessun genere, non hanno interlocutori politici, né istituzionali né politici, di opposizione, non di opposizione, di qualsiasi genere, non ci sono. Prima mi è venuto da dire, va bene, c'è stato il 20 maggio, bene, sono tutti contenti, io per primo sono contento, ma a questo punto con chi ne parliamo? Cioè le rivendicazioni a chi le facciamo? Prima di tutto chi le porta? E questo è già un primo problema. Due, a chi le porta? Allora la seconda risposta o la seconda domanda è facile, cioè a nessuno, non c'è nessun soggetto a cui portare che poi le rivendicazioni e che poi si possa rendere soggetto moltiplicatore, no? Non c'è. Oggettivamente non c'è, non esiste un partito in questo momento che o abbia la forza, ma soprattutto abbia la volontà di fare un'attività di questo genere, non c'è, e quindi né a livello territoriale né a livello nazionale, e questo è un problema evidentemente molto 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 grosso. Che cosa fare invece, cioè chi le porta? Chi le porta forse potrebbe essere difficilissimo, ma più possibile, cioè anch'io concordo, un'aggregazione.
con riferimento al 20 di maggio, come associazione abbiamo cercato di coinvolgere tutta una serie di soggetti sulla città, che poi sono diventati molti più di quelli che pensavamo, perché sono diventati 280 soggetti che hanno aderito e poi hanno costruito uno spezzone molto grande all'interno della manifestazione, che non aveva l'obiettivo di mettersi in contrapposizione con la chiamata del comune, ma di integrare un appello che francamente era estremamente blando, era senza muri, ma finiva lì, non diceva nulla. Quindi abbiamo costruito una piattaforma che si chiama Nessuna Persona Illegale, hanno aderito tantissimi soggetti che vanno da alcuni centri sociali all'ARGI, piuttosto che ad alcuni partiti più piccoli oggettivamente, con i quali abbiamo scritto, fatto delle proposte concrete, possibili, non delle proposte campate per aria, delle cose che si potrebbero fare subito. Allora, sicuramente quel livello è benissimo, ci mettiamo insieme, costruiamo un aggregato, una rete, una piattaforma che tenga insieme tutti i soggetti, ma evidentemente con due problemi. Uno, che molti di questi attori non lo fanno come lavoro, cioè il loro lavoro non è né fare, diciamo, il volontariato né fare i politici, quindi è già un problema di tempi, di mezzi, di soldi, di tutto quello che volete. E poi c'è il salto dal territoriale al nazionale, per non parlare poi dell'europeo, perché non è che finisce lì. Quindi è una costruzione che io credo ineludibile, ineludibile, non si può non fare, si deve fare, perché altrimenti non ci sarà nessuno, non ci sarà nessun ambito che farà da moltiplicatore dei contenuti di fatto della manifestazione del 20 maggio a Milano. I contenuti erano molto chiari, erano, gli dico facilmente, accoglienza possibile. Questa era la richiesta. Una serie di soggetti che si trovavano in un contenuto abbastanza, secondo me, semplice, cioè arrivano tante persone, noi vogliamo che vengano accolte e che questa accoglienza sia possibile, cioè non sia illegale poi, per quello poi è nessuna persona illegale. Su quello poi ovviamente bisogna costruire, fare, eccetera, ma quel lavoro di costruzione difficile e quel lavoro di individuazione di soggetti invece terzi, moltiplicatori, secondo me è inutile invece. Quello proprio no, a questo punto non lo farei. Non lo farei perché c'è un'assenza totale. Il racconto pubblico e politico sull'immigrazione e dell'immigrazione ormai è arrivato ad un punto che non c'è una via d'uscita, non c'è un tornare indietro. Non è possibile, io credo. E aggiungo, ma giusto così per dire, rispetto a quello che diceva Loris prima, che non solo si sta abiurando al concetto di solidarietà e tutto quello che ci sta intorno, che sottoscrivo in pieno, ma noi in questo momento abbiamo un'altra scelta davanti, che fa sempre parte dello stesso ambito, cioè noi siamo di fronte ad un cambiamento sostanziale dello Stato di diritto. Noi già adesso abbiamo due diversi percorsi normativi, gli uni fatti per i cittadini italiani, gli altri fatti per gli altri. Anzi, ne abbiamo tre: uno per i cittadini italiani, uno per i cittadini comunitari e uno per quelli che non sono in nessuna delle due categorie. Sono percorsi molto diversi che prevedono conseguenze assolutamente rilevanti e non solo lo Stato di diritto, ma anche il modello di società che fino ad adesso più o meno condividiamo, cioè una società paritaria che valorizzi le differenze. Ok, questo è nella realtà il tentativo in atto, io ne sono profondamente convinto, è quello invece di ribaltare completamente il modello sociale. Si parla di liberismo, di neocapitalismo, eccetera, eccetera. Io vi do solo un indicatore.
esiste un indice che misura la diseguaglianza sociale, che si chiama indice di Gini, e che dice quanto più è diseguale una società. Ok, tutti i paesi occidentali, tutti quanti, negli ultimi 20 anni hanno avuto un andamento nel senso dell'ampliamento della distanza dell'indice di Gini. Ok, tutti. L'Italia fra questi, in maniera molto molto evidente, il che vuol dire la costruzione di una società in cui ci sono alcuni soggetti che sono portatori di diritti, di fatto, perché poi i diritti non devono soltanto essere scritti sulla carta, ma devono anche essere concreti, quindi soggetti portatori di diritti di fatto e soggetti che non lo sono o che ne hanno di meno. Banalmente, che hanno meno diritti degli altri. Questo è il modello di società con cui noi ci interfacciamo. E aggiungo, è la solidarietà senz'altro che ci interessa, ma attenzione che l'attacco ai diritti dei migranti è il laboratorio dell'attacco ai diritti di tutti i cittadini, non soltanto dei migranti, dei cittadini italiani, dei cittadini europei. È un attacco a un modello, e secondo me il decreto Minniti, per questo prima dicevo, ha un pregio, perché lo rende evidente. Lì si vede che ci sono due decreti, uno contro tutti i poveri, e l'altro contro i migranti, cioè due soggetti più marginalizzati. Ecco, io quindi sotto questo profilo sono del tutto convinto che sia obbligatorio quasi costruire un aggregato. Beh, lo chiamo aggregato perché tutti gli altri nomi sono crollati nel corso degli anni, dopodiché di una difficoltà estrema. A proposito proprio di decreto Minniti, ti voglio fare una domanda un po' provocatoria, nel senso che per chi come voi, e sono tanti però, che come voi hanno combattuto negli ultimi anni, appunto dal 98, dalla legge Turco-Napolitano in poi, per la chiusura per esempio dei centri di detenzione, no, e di espulsione, e il fatto che appunto, e sembrava fino a qualche mese fa, che almeno quella battaglia dal punto di vista della comunicazione fosse stata vinta, no? E il fatto che invece con questa naturalezza si torna a parlare di cose molto vecchie e negli stessi termini, non è proprio una sconfitta politica o soltanto una sconfitta di comunicazione? Che cos'è che non ha funzionato? Io, è una domanda che sto ponendo molto alle persone con cui mi capita appunto di discutere di queste questioni, ma che in realtà mi pongo io stessa, perché appunto sui CIE era abbastanza di dominio pubblico quale abominio, no, fossero i centri di detenzione. Il fatto che oggi siamo di fronte all'estensione di questi centri è un fallimento proprio delle nostre società, no? In Italia e in Europa, perché poi si parla di estensione dei centri di detenzione e della detenzione amministrativa, che è un altro abominio, diciamo, un po' in tutta Europa, pensiamo alla Grecia, agli hotspot. Ma allora, se parliamo di sconfitta dalla parte in cui mi trovo io, questa è la storia di una sconfitta ventennale, cioè ogni giorno veniamo sconfitti un pezzettino di più, cioè, non è... La domanda è fino a quando continueremo a essere sconfitti e ci sarà ancora qualcosa da difendere, perché questo è quello che succede, sempre di meno quello da difendere. Quindi sì, sicuramente è una sconfitta, ne sono convinto. Devo anche dire che dal punto di vista della comunicazione è come... tirare con la fionda a gente che ha i cannoni, insomma, cioè tirare con la fionda è anche delle biglie un pochettino deboli, di gomma, neanche di vetro, capito, neanche dei sassi, perché davvero c'è una distanza abissale, una distanza incolmabile fra i mezzi del racconto della realtà, poi di quello che succede veramente, e invece la narrazione pubblica, che comunque, a parte qualche giornale che più che degnamente poi riesce a seguire le evoluzioni, ma in generale il racconto, insomma, va in un senso completamente contrario, e quindi se dobbiamo giudicare
dall'opinione pubblica. Certo, poi c'è la manifestazione del 20 di maggio che ti stupisce tantissimo, ma in senso diffuso quello che continui a percepire invece è un discorso di totale chiusura nei confronti dell'immigrazione. Quindi io credo che qualche cosa l'abbiamo sbagliata e ne sono convinto. Secondo me un errore è stato seguire troppo una sorta di illusione, cioè immaginarci tutti un po' che comunque il PD alla fine era un partito di sinistra. Scusate, la dico proprio così. Poi qualcuno se la prenderà, mi spiace, è proprio quello che penso. Ma lo dico perché le prove sono in senso contrario e questo è un problema. Poi lo capisco, io ho compreso, cerchi di parlarci, cerchi di cavare qualche cosa, però siamo di nuovo agli interlocutori che mancano. Questo qui è un errore, io credo che questo sia un errore. Due, la poca capacità di assumersi le responsabilità in proprio, no? Di essere in proprio portatori di contenuti e di contenuti forti. Poi probabilmente facciamo anche fatica a raccontarli a tutti, questo credo di sì, nel senso che qui in questa sala è abbastanza facile affrontare dei temi e anche come dire, trovare una condivisione. All'esterno è molto difficile perché si deve partire da ma un momento, l'immigrazione come viene percepita, e allora devi raccontargli tutto, dire guarda c'è una norma per cui succede questo, poi hanno fatto i centri di identificazione ed espulsione, poi in Italia non si entra regolarmente, cioè c'è tutto un racconto a monte che non è patrimonio comune dei soggetti, quindi anche quelle volte in cui si viene chiamati ad un confronto televisivo, per esempio, di vari soggetti, magari persone anche molto preparate, nel momento in cui si deve dibattere dell'immigrazione, da una parte c'è un fuoco di fila di pensieri triti e ritriti, ma continuamente ribattuti, e quindi in qualche modo comuni, prima gli italiani, eccetera, eccetera. E dall'altra parte invece c'è il tentativo di dire no, però aspetta, questa te la devo spiegare, ho bisogno di più di 30 secondi. No, aspetta, no, ma guarda che c'è questo a monte, c'è proprio un difetto, come dire, una discrepanza amplissima nel raccontare il tema. Cioè se parli di immigrazione hai bisogno di tempo, hai bisogno di un po' di tempo, non dico di 12 anni, però di un po' di tempo sì, devi dare una cornice, inquadrarla e poi trarre delle conclusioni. Questo normalmente non è il modo del racconto, no? Quindi anche nella comunicazione diventa molto difficile. Un'altra cosa che abbiamo fatto, invece quella ha funzionato, ma secondo me ha dei difetti, abbiamo molto puntato sulle storie individuali, no? Allora, le storie individuali funzionano di più perché ti vedono molto più vicino come immedesimazione, eccetera eccetera, però non sempre io credo il salto dall'individuale al generale è così automatico, cioè non vuol dire che quel bambino che ti intenerisce sulla costa o dovunque poi diventi il medium per renderti conto che quel bambino rappresenta un mondo, rappresenta un arrivo, e quindi nella testa comunque ti rimane da una parte il bambino poverino e dall'altra parte sì, però l'orda la dobbiamo fermare, ecco, questa io credo che. E voi Loris, quando avete rifiutato diciamo, quando l'Unione Europea ha firmato l'accordo con la Turchia, in realtà avete fatto un'operazione di comunicazione abbastanza riuscita, cioè voi avete detto noi non accetteremo più i fondi dell'Unione Europea, e mi ricordo che all'epoca però riceveste molte sottoscrizioni, molto sostegno. Sì, beh, sicuramente lo facemmo perché era giusto fare, cioè nel senso
non si può fare una raccolta fondi istituzionale dall'Unione Europea in alcuni paesi. Per noi va ricordato, insomma, la raccolta fondi istituzionale tocca grosso modo il 6% dei fondi globali, toccava 2 anni fa, adesso siamo quasi al 2,5%, nei prossimi anni saremo completamente indipendenti. In Italia lo siamo sempre stati dal 93, abbiamo sempre raccolto fondi privati e mai fondi istituzionali, ma dall'Unione Europea raccoglievamo più di 65 milioni l'anno. Il fatto di bloccarli per alcuni, questi fondi erano destinati a paesi africani fondamentalmente, e quello che ci siamo detti è: se noi in questo momento raccogliamo dei fondi per esempio per il Niger e lavoriamo in Niger con i fondi dell'Unione Europea, che in Niger vuole mettere delle barriere, vuole fare esattamente quello che sta facendo, che ha fatto già in Turchia, cioè vuole in qualche maniera mettere i muri a quell'altezza lì, non sviluppando il paese, non mettendo assieme il silos dei finanziamenti per quanto riguarda la cooperazione e lo sviluppo con il silos dei finanziamenti per quello che riguarda la sicurezza, quindi la sicurezza delle frontiere nigerine verso la Libia, è evidente che terremmo la borsa al ladro quando sta rubando, no? In qualche modo. E per questo motivo abbiamo evitato a qualsiasi tipo di accostamento, abbiamo chiuso le relazioni con l'Unione Europea. Io credo che comunque il nostro narrativo sia stato un narrativo, e parlo non solo di Medici Senza Frontiere, delle organizzazioni in generale che si occupano di accoglienza in Italia, che ha tenuto poco in considerazione un aspetto fondamentale. Mentre tutti parlano dei pull factor, perché le persone vengono da noi, nessuno ha parlato seriamente dei push factor, cioè se nel 2015 la maggioranza delle persone che raccoglievamo sulle nostre imbarcazioni erano eritree, dell'Eritrea abbiamo parlato pochissimo, ed è un problema rilevantissimo. Perché? Perché il 90% degli eritrei che arriva in Europa gli viene accolta la domanda per diventare rifugiato. Ora, 90% è tantissimo. Il che vuol dire che 28 stati membri dell'Unione Europea e moltissimi altri paesi occidentali riconoscono il governo eritreo come un governo che non si comporta dignitosamente nei confronti dei propri cittadini, e sappiamo per quale motivo. Le persone iniziano un percorso nel servizio militare che non ha una fine chiara, molto spesso dura moltissimi anni. Le persone vengono sequestrate, picchiate duramente all'interno delle prigioni in Eritrea. C'è una situazione particolarmente grave per quanto riguarda i diritti dell'uomo, no, in quel paese. Il 90% vengono riconosciuti. Ora l'Europa, pur riconoscendo che queste persone, che non hanno nessun'altra via per arrivare da noi se non quella di tentare di entrare in qualche modo in Libia e poi di attraversare verso l'Inghilterra, verso quelli che ce l'hanno già fatta del loro paese, o verso l'Italia, visto che ce ne sono tantissimi qui in Italia di eritrei, dicono: stoppiamoli in Libia in qualche modo, cioè stoppiamo la fuoriuscita di persone che scappano dalla Libia verso l'Italia, verso i paesi dell'Europa meridionale, perché bisogna in qualche maniera fermare, disincentivare l'immigrazione. E in quella fetta di immigrazione ci sono una parte considerevole di richiedenti asilo o di persone che poi arriveranno da noi e avranno la protezione umanitaria, al contrario di quello che dice Salvini, no? Che solo il 3% riceve lo status di rifugiato, il 5% quando è magnanimo. Invece il 60% delle persone in seconda istanza l'anno scorso hanno avuto qualche forma di protezione umanitaria. Di queste, il 90% degli eritrei hanno ricevuto, perlomeno nel 2015, un po' di meno nel 2016, lo status di rifugiato. E noi, o pochissime altre organizzazioni, hanno perso del tempo discutendo qual è la situazione di partenza. E le origini di partenza di queste persone sono origini durissime, come quella, la grande crisi del lago Chad, la crisi che ha investito e sta investendo la Nigeria in maniera terribile in questi anni, con una fuga di 400-500 mila persone
che scappano dal paese nei paesi limitrofi e di altri 3 milioni che rimangono all'interno di questo paese, per non citarne tante altre. E io credo che su questo noi facciamo pochissima attenzione. L'opinione pubblica sarebbe molto interessata, credo, se qualcuno ne parlasse. In realtà non ne parla nessuno, come non ne parla di Mosul, lo dicevamo prima. Per me è incredibile che vengo da lì adesso, in questo momento, quando torno, parlo alle persone, ah sì, di Mosul ho sentito all'inizio, a febbraio c'era qualcosa. No, c'è una guerra, oggi, in questo momento, mentre noi stiamo parlando. No, la situazione gravissima dello Yemen, che facciamo tutti finta di niente, addirittura trasportiamo armi dall'altra parte, li facciamo combattere noi in un modo o nell'altro, o perlomeno una delle due coalizioni, e non esiste, non se ne parla. No? Io credo che sia importantissimo invece mettere al centro delle cose quello che sta accadendo dall'altra parte, come altrettanto importante, no? È raccontare che l'Italia non è in una crisi, perlomeno non in tutti i settori, è in una crisi pesantissima ormai dal 2008, ma non in tutti i settori. Per esempio quello dell'esportazione di armi è un settore rigoglioso, cioè l'85% in più rispetto al 2015 è stato ottenuto l'anno scorso. Abbiamo trasportato armi in 82 paesi. No, voglio dire, è un risultato importantissimo. Questo risultato determina ovviamente delle cose, ha degli strascichi. No? È impensabile pensare che tu porti armi in 82 paesi e in tantissimi altri porti dei pezzi da assemblare, quindi non li porti fisicamente, ma insomma in qualche maniera porti il tuo contributo, e di questo indaffarato commercio non succeda poi nulla. No? Io credo che alcune conseguenze, poi ce le ritroviamo ad Augusta, a Porto Palo di Capopassero, ce le ritroviamo a Porto Empedocle, ce le ritroviamo a Napoli, ce le ritroviamo a Trapani. Perché è così? Cioè non è pensabile che tu riesca a fare un profitto così importante di 14,7 miliardi di euro nel 2016 senza che ci siano conseguenze per questo. E su questo credo ci siano tantissime altre riflessioni da fare, ma la riflessione partiva da là, da quello che succede dall'altra parte, e di questo credo che Medici Senza Frontiere, ma tantissime altre organizzazioni in questo ultimo anno, forse due, hanno mancato. Hanno comunicato molto di più su abbiamo recuperato in mare 142 persone, che è sacrosanto, bisogna farlo, bisogna raccontare quello che succede, no? Nelle proprie attività, ma non bisogna omettere e bisogna far crearsi lo spazio, quando i giornalisti non lo concedono, crearsi lo spazio per raccontare cosa succede dall'altra parte, perché è nel nostro DNA prima di tutto, ma soprattutto dare voce a chi non ne ha credo sia la cosa assolutamente più importante. In questo senso potrebbero essere proprio le persone che hanno subito queste cose a raccontare di più, no? In prima persona, cioè in effetti sentiamo pochissimo la voce di tanti ex migranti, diciamo così, cioè persone che sono arrivate nel nostro paese, che nel nostro paese, perché secondo te è così difficile, così complicato appunto dargli voce direttamente? Ti faccio questa domanda perché voi appunto siete un po' contro quell'approccio assistenziale, no? Cioè che poi probabilmente porta anche al famoso business dell'accoglienza. Vorreste, immagino, che sia il più possibile la persona aiutata in qualche modo che poi prenda la parola, cioè che esca da quello stato di minorità in cui invece le nostre istituzioni lo costringono. Così è, domanda difficile. Ma io intanto penso che sia difficile fare il migrante in Italia. Questo è un dato che poi porta anche alla difficoltà di, come dire, di esprimersi e di soggettivarsi in proprio. Quando non si hanno diritti, non si hanno, quindi si è in condizioni molto difficili, ci vuole una forza d'animo e una lucidità straordinaria per avere una soggettivazione politica e quindi per fare una rivendicazione, quindi poi per esporsi pubblicamente
in una lingua che non è la propria, perché poi questo è molto difficile, no? Fare delle rivendicazioni nella propria lingua non è facile, in un'altra lingua, per quanto anche ben conosciuta, è spesso neanche ben conosciuta, è molto difficile, questo sicuramente. E quando invece e se finalmente si riesce a raggiungere il grado della legalità, quindi della regolarità sul territorio, poi la vita non è semplice, noi non siamo ancora un paese in cui l'immigrazione è così stabilizzata, tra virgolette, cioè sì, certo, è un paese che è diventato di immigrazione negli ultimi 30 anni, prima non lo era, prima era un paese di emigrazione. Peraltro segnalo una cosa, perché questa forse è anche interessante in generale: negli ultimi 2 anni l'Italia è diventata un paese a somma zero, cioè ci sono stati tanti emigranti dall'Italia e quanti immigrati, e questo è molto rilevante da segnalare. Negli ultimi 2 anni e il 2017 sembra che vada nello stesso senso, quindi già questo ci dice in qualche misura che tutta la canea montata sull'immigrazione dovrebbe già andare così un po' a essere rimpicciolita, perché è un dato oggettivo e parliamo di centinaia di migliaia, non è che parliamo di 200, stiamo parlando di numeri assolutamente importanti. Però detto questo, non è un paese in cui sia facilissimo prendere la voce come migrante, si viene molto facilmente stigmatizzati, e quindi io credo che ci sia una difficoltà oggettiva di prendere la voce in proprio. Poi qualche soggetto lo fa, per fortuna, alcuni riescono ad imporsi, ma sicuramente è molto molto difficile, ecco, io lo trovo estremamente complicato. Anche perché la vita poi di un migrante concretamente in Italia, anche una volta che è regolare, o è diventato cittadino italiano e questi dopo inenarrabili difficoltà, ma insomma ad un certo punto forse lo è diventato, pochi numeri veramente bassi, torno al 3%, oppure sono soggetti che continuano in buona misura a combattere con il rinnovo del permesso di soggiorno, con il lavoro che bisogna avere, con mantenere comunque un profilo che non sia di troppa esposizione, perché altrimenti potrebbero esserci delle conseguenze. Quindi insomma diventa molto difficile. Poi ecco, faccio fatica a parlare al posto di, no? Adesso cerco di immaginare dei percorsi. Quello che posso dire è che molte volte in tanti ambiti, mica solo noi, abbiamo cercato, no, di favorire il più possibile dei percorsi di soggettivazione, come dicevo, e quindi di presa di assunzione politica in prima persona, ma sono percorsi che secondo me non è difficile stimolare dall'esterno, no? sono quasi controproducenti, no? Cioè io vengo da te a dirti: guarda che tu ti devi soggettivare, se mi mandi a quel paese insomma fai anche bene, tutto sommato. Però io principalmente credo che la questione base sia che è difficile essere un migrante in Italia e in Europa, non è per niente facile. Io, diciamo, prima di lasciare un po' di spazio alle domande del pubblico, vi volevo chiedere proprio un punto concreto da cui secondo voi sarebbe il caso di ricominciare per riprendere a discutere di immigrazione guardando al futuro, diciamo, lasciandosi alle spalle appunto questi mesi di campagna elettorale infinita condotta appunto sulla vita dei migranti. Io penso alle contingenze, cioè finora lo dicevamo l'anno scorso, è puntualmente capitato e non è difficile fare essere di nuovo profeti. Ci troviamo di fronte a altri 4 mesi incredibili, allucinanti per certi versi, perché non perché ci sia un'invasione particolarmente grave, perché in un, pa- in un, in una,
in un continente di 550 milioni, il fatto che 170.000 persone l'anno arrivino da noi rappresenta veramente delle cifre estremamente basse, ma sappiamo qual è la capacità ricettiva e di accoglienza in Italia, che è alla base del problema che stiamo vedendo in questo momento. È uno dei problemi che ha scatenato questa caccia alle streghe nei confronti delle organizzazioni non governative, perché appunto si dice che il pull factor rappresentato dalle organizzazioni che attirerebbero delle partenze smodate verso il nostro paese poi troverebbe il collo della bottiglia al Brennero, lo troverebbe a Ventimiglia, e quindi non ci sarebbe l'opportunità di condividere. Come sapete, non c'è stata nessuna sanzione gli ultimi due anni ai paesi europei che non hanno voluto prendere nessun cittadino proveniente dall'Africa o da altri paesi. C'è un solo minore su 5.000 appunto che è stato preso in considerazione da alcuni paesi, il che vuol dire che non c'è la volontà politica di nessun paese degli stati membri, a parte ovviamente l'Italia e la Grecia, che per ragioni geografiche si vedono arrivare questo flusso che è abbastanza importante. Il problema che noi vediamo immediatamente sono i prossimi 4 mesi, cioè il fatto che le misure di respingimento saranno inefficaci. L'abbiamo visto ieri, cioè se in 3 giorni non si riesce a trovare un'imbarcazione dell'Unione Europea che dà una mano a un ONG a trasportare almeno 750 persone, non vediamo come quest'estate riusciremo a gestire il fenomeno, soprattutto se la criminalizzazione dell'ONG continuerà, andrà avanti con le proposte del governo e anche di parte dell'opposizione, dei 5 Stelle, che vorrebbero appunto mettere le forze di polizia giudiziaria all'interno delle organizzazioni, delle navi delle organizzazioni, facendo sì che appunto alcune organizzazioni come la nostra, per esempio, non lo farebbero mai, quindi stopperemo ci chiediamo quello che succederà. Succederanno delle tragedie. L'anno scorso 5.000 morti, fino adesso 1.400 morti nel Mediterraneo centrale, ce ne saranno tantissimi altri, ma soprattutto moltissime persone arriveranno in Italia, in Sicilia, e dovranno essere gestite, sapendo che solo 2.000 comuni su 8.000 e qualcosa hanno dato la loro disponibilità per accogliere delle persone. Immaginiamo che delle piccole idomeni, delle piccole Ventimiglia, dei piccoli o grandi assembramenti di persone continueranno a esserci, e noi vediamo lì il primo fatto molto concreto, cioè ci aspettiamo appunto che montino alcune derive populiste che si sono già palesate in questo paese in questo ultimo anno, che faranno di tutto per respingere le persone, per creare problemi, per fomentare anche in una bailam politica importante. Se andiamo alle elezioni tra settembre e comunque novembre di quest'anno, immaginiamo che ci saranno delle strumentalizzazioni politiche clamorose. E il fatto concreto a cui mi rivolgo è la precisa responsabilità di ogni cittadino italiano a in qualche maniera aiutare questo processo, aiutare questo processo e denunciare le derive, quelle pericolose, quelle che abbiamo già visto in paesi come la Grecia con Alba Dorata nel corso degli ultimi 2 anni, cioè degli attacchi mirati ai migranti o a chi li aiuta, e in quel caso lì credo ci deve essere una mutua solidarietà. Ma soprattutto ci deve essere una presa di coscienza anche molto, molto, come dire, concreta da parte dei cittadini di buona volontà, che si sentano vicini, no, a questo fenomeno, solidali a queste persone che tentano di fatto, o scappando dalla guerra o da crisi clamorose, di dare futuro ai propri figli. Su questo si gioca come dire, il peso umano di noi tutti, no? E si gioca una battaglia molto importante, che deve essere fatta di concretezza e non di I like, I don't like e di social network, perché con quelli non andiamo da nessuna parte. Bisogna fare qualcosa di concreto, iniziando da Milano, iniziando da dove arriveranno, perché quest'estate secondo me sarà un'estate particolarmente calda. Pietro? Allora,
Vabbè, al di là della concretezza, io provo ad allargare se ci riesco. La concretezza è continuare ciascuno a fare quello che fa e moltiplicarlo sotto il profilo dell'accoglienza, della solidarietà, e questo senz'altro. Sotto il profilo invece del come fronteggiare poi l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, perché questo non è una contingenza, non è un'emergenza, noi siamo di fronte ad un fenomeno di lungo periodo che ha a che fare in questo momento storico con l'Europa e non solo con l'Europa, e che con cui continueremo ad avere a che fare. È un fenomeno strutturale, okay? Quindi al di là dell'emergenza che sicuramente ci sarà e continuerà ad esserci, e al di là della campagna elettorale che ormai è permanente, c'è sempre una campagna elettorale per qualcosa, quindi uscire dalla campagna elettorale diventa difficile, perché c'è sempre, non finisce mai. Io credo che forse l'unica, la cosa più urgente da fare è cercare di rompere il fronte del racconto politico, che in questo momento è diviso, a mio giudizio, così. Da una parte ci sono i soggetti contrari all'immigrazione, punto. Ci sono quelli che dicono prima gli italiani, fine. E questo qui è un contenuto purtroppo molto condiviso, e questa è una rappresentazione. Dall'altra parte però non ci sono i soggetti che dicono invece noi siamo favorevoli all'immigrazione per tutta una serie di motivi, ma ci sono dei soggetti nel discorso politico che dicono una cosa diversa e usano una formula eufemistica che è questa: accoglienza nella legalità. Ok, questo è quello che ci viene detto normalmente e continuamente. Allora, l'accoglienza nella legalità non è possibile, perché in Italia non si entra regolarmente. Quindi è accoglienza nell'illegalità. Se mi dici accoglienza nella legalità, mi stai dicendo esattamente la stessa cosa degli altri, e cioè no all'immigrazione. Questo è l'artificio retorico con cui ci si scontra continuamente, continuamente, e da cui non, è un po' un cul-de-sac da cui si fa fatica ad uscire. Perché? Perché accoglienza è una parola che ci piace molto a sinistra, ma anche legalità ci piace un sacco. E ultimamente ci piace anche sicurezza, quindi anche senza nessun problema ci viene detto accoglienza nella legalità e nelle città sicure. Ecco, se ci muoviamo in quell'ambito, in realtà noi siamo nello stesso campo del racconto, cioè stiamo dicendo che prima ci occupiamo della legalità, la legalità non c'è. Quindi i soggetti che arrivano sono irregolari, di fatto sono irregolari, non sono irregolari perché la Lega Nord dice che sono clandestini, sono irregolari perché nel momento in cui arrivano sul territorio per il 90% sono irregolari, questo è un fatto. Quindi dirci accoglienza nella legalità semplicemente vuol dire non accogliamo. Ecco, questo è, ed è per questo che prima, all'inizio di questa serata, ho detto il Comune di Milano ha fatto un colpo di teatro 2 anni fa, perché l'ha girata la legalità, perché nella legalità quell'accoglienza non l'avrebbe fatta, non la poteva fare. Allora io credo che l'impegno, almeno uno degli impegni fondamentali, sia cercare di uscire da questa contrapposizione, che però è una contrapposizione fittizia, perché è una contrapposizione che in realtà alla fine ha esattamente gli stessi esiti, non porta da nessuna parte, tant'è che l'artificio retorico dell'accoglienza nella legalità ha reso possibile il decreto Minniti, lo ha reso estremamente possibile. Cioè, ho detto, beh, ma non c'è problema, qual è la contrapposizione? Noi non è che li mettiamo nei CIE gli immigrati così, noi mettiamo nei CIE soltanto gli irregolari. E questo è il contenuto, e se noi non partiamo da lì non andiamo da nessunissima parte, né l'anno prossimo, né fra 2 anni, né fra 3 anni, fra 5 anni più o meno ci sarà un altro decreto Minniti di qualche altro solone che arriverà e che ci dirà delle cose più o meno di questo stesso livello. Bene, io se ci sono delle domande dal pubblico le ascolterei volentieri. Prego. Sì, dunque,
io volevo... Un attimo che arriva il microfono. Volevo fare una considerazione e una domanda che forse può sembrare un po' teorica, diciamo, però io ho sempre apprezzato Del Naga, oltre al suo lavoro effettivo, diciamo, il mio 5 per 1000 lo darò al Naga, anche una certa capacità di impostazione teorica che forse, devo dire, ultimamente si è un po' perduta. Allora, la domanda parte dalla considerazione per cui il progetto di criminalizzazione dei migranti è perfettamente riuscito. Ecco, io direi però che c'è un'altra narrazione che, per quanto percepisco io, forse è ancora più importante e più assillante, che non dice sono criminali, ma dice sono troppi. E questo mi sembra appunto che venga percepito da moltissime persone qualsiasi, che dicono i migranti saranno anche persone per bene, ma sono decisamente troppi, come si può fare ad accoglierli? Allora, questo porta secondo me un discorso che può essere anche molto sgradevole, me ne scuso, che però parte da questa considerazione. Io ho sentito più volte il discorso l'immigrazione in fondo ci sono sempre state. Ora Massarotto portava dei numeri che sembravano in qualche modo smentire questa impostazione. Tutto il discorso che fa il Naga è un discorso per cui il problema è in qualche modo, non dico un problema inventato, ma un problema determinato o da incapacità oppure appunto da una strumentalizzazione semplicemente elettorale. Ecco, questa mi sembra un'impostazione. Qual però, è la domanda però? La domanda è questa. Scusi se per magari c'è qualcosa. Un'altra impostazione che invece ho sentito in un incontro da parte di Guido Viale, ma non è certo solo la sua, credo, che invece sostiene che effettivamente l'immigrazione è un problema epocale, è un problema che non si è mai visto in questi termini. Discorso per cui l'immigrazione ci sono sempre state è, secondo lui, una cazzata, per cui a questo livello non ci sono mai state, è un problema epocale che si potrebbe risolvere soltanto cambiando radicalmente, diciamo, l'organizzazione sociopolitica e economica del generale, insomma, del capitalismo. Non dico facendo la rivoluzione, ma il discorso sembrerebbe un po' questo. Allora, secondo me sono logiche che sono entrambe contro, evidentemente, i muri, ma sono logiche molto diverse, che andrebbero in qualche modo meglio chiarite. Questa è la mia domanda. Di fronte a questa ipotesi, bene, no muri assolutamente, però è vero che è un problema epocale e gravissimo. Voi come effettivamente rispondete, vi ponete? Grazie. Grazie. Non so se vogliamo sentire una serie di domande lì giù, il microfono, una, sì, dai, e poi dopo magari se vi così segnate, magari faccio, così facciamo poi... Vi chiedo di essere brevi così diamo la possibilità. Sì, di sì, sono brevi. Io sono Giorgio. Allora, io per farla breve faccio proprio secco. Allora, secondo me l'immigrazione è un'opportunità, non è un problema. Ovviamente lo è anche un problema, ma per le ragioni che avete detto voi. Lo è perché la politica lo fa diventare un problema. E questa è già la prima domanda che voglio rivolgere a Loris. La politica si astiene, non ci sono interlocutori politici, anche Massarotto lo diceva, ma forse non è più vero dire che la politica è la controparte anche del vostro lavoro.
e tu hai detto, peraltro hai fatto tanti esempi, Loris, da questo punto di vista, è una cosa diversa, non è che è assente, perché quell'assenza, quando c'è anche una scelta, non è proprio del tutto casuale. Però volevo tornare alla questione dell'opportunità, perché l'altra cosa che dicevi tu, Loris, la questione della solidarietà, rimanda, secondo me, a qualcosa di ancora più profondo, che è l'umanità. L'umanità intesa come quei valori di cui la solidarietà è un'espressione, positivi, che abbiamo bisogno di cercare insieme alle persone che si muovono su questo pianeta, perché si muovono esattamente per queste ragioni positive, di vita migliore, si allontanano dalle guerre, non vogliono usare violenza, vogliono vivere in pace. Questa è una grande opportunità. Il problema è che c'è questioni valoriali ed etiche più profonde nella società, che certo la politica alimenta negativamente. Poi Massarotto giustamente diceva chi lo fa esplicitamente e chi lo fa retoricamente, però appunto lo alimenta. Quindi è un'opportunità. E te lo volevo chiedere, Loris, tu cosa ne pensi, perché, e chiudo su questo, io prima ero fuori a dare questo volantino sull'iniziativa sulla Siria, tu parlavi, c'è questa, un comitato promotore che è nato a Roma, vediamo se può nascere qualcosa anche qui, perché la questione della Siria è una questione drammatica, tremenda, forse rappresenta un po' tutto quello che avete detto, però c'è una cosa per cui è nata questa iniziativa che dovrebbe sfociare in una sezione nazionale a ottobre a Roma, quindi c'è tempo, insomma, per discuterne, che va nel senso anche di quello che dicevate voi, cioè che 6 anni fa le donne, i bambini in Siria e anche in Piazza Tahrir hanno cercato questa strada, questa opportunità, e sono stati massacrati per questo, per questa ragione. Però sono solo 6 anni fa e tanta gente che viene qua, siriana inclusa, ce lo può dire. Grazie. Altre domande? Allora, cioè, ci sono qui delle mani. Qui. Qui ce n'è una. Qui altre 3 almeno ne vedo. Sì, voglio fare una domanda molto diretta a Loris, se può rispondere. Come si è giustificata la capitaneria di porto, insomma, chi coordina le operazioni di SAR quando avete chiesto appunto una mano durante questo weekend? Perché immagino anche che portare il doppio delle persone consentite sia, oltre a un rischio, se non sbaglio, sia anche sanzionabili. Quindi sarebbe anche il colmo venire sanzionati quando si chiede un aiuto. Grazie. Altri, ecco qua. Grazie. Allora, io volevo chiedere un po' di cose. La prima è cosa pensate dei rimpatri, cioè dei processi di rimpatrio. Faccio velocissimo, giuro. Che sono costati, si calcolava per Frontex 2015-2016, 5.800 euro l'uno. E se ne pensate male, come far passare il messaggio che sono male? Poi, cosa pensate del legame tra lavoro e permesso di soggiorno? E poi volevo così prendermi un secondo per dire che al di là della legge ero straniero per cui si stanno raccogliendo le firme fuori, per cui la politica fa qualcosa, il 1° giugno viene presentato a Roma una riforma di 72 articoli del testo unico dell'immigrazione a prima firma Andrea Maestri del gruppo Possibile Sinistra Italiana. Ah, e poi già che ci sono vi inviterei a unirvi alla piattaforma Nessuna Persona Illegale di cui già parlava Pietro Del Naga. Grazie, un'altra domande? Altre domande? Io mi volevo riallacciare al fatto che bisogna prendere una posizione, tutti, e quindi secondo me questo è un punto fondamentale. Ognuno di noi chiaramente ha delle informazioni che molto spesso sono filtrate e quindi non sono corrette, quindi la prima cosa è farsi un'opinione, diventa sempre più difficile perché i filtri che ci arrivano ci impediscono di avere una posizione chiara. Faccio un esempio, adesso per esempio io sono di Sesto San Giovanni, si vota alle comunali, ma io non conosco nessuno dei candidati, cosa pensa, quindi non so a chi dare il mio voto, proprio perché manca una comunicazione. Questo mi sembra anche una strategia, cioè dire tanto tu devi votare qualcuno e quindi a noi ci va bene così, a noi ci va bene così. Per rompere quindi questa cosa c'è bisogno di una, secondo me, da parte vostra, di una strategia diversa di comunicazione. Come stavi accennando, bisogna forse proprio contrastare e sputtanare, diciamo, queste persone punto per punto, in modo tale che la gente prenda coscienza e loro si vergognino della loro posizione, cioè metterli al muro e farli vergognare. A quel punto non possono che tirarsi indietro. Credo che
bisogna cercare una strategia comunicativa di questo tipo. L'altra cosa è, l'altra domanda che volevo fare è, bene, io mi voglio impegnare, in questo momento faccio un mio esempio pratico, mi sto orientando per fare del volontariato, sono inoccupato e questo mi dà più possibilità, però anche qua sono andato su internet, ho cercato dei progetti che andassero bene a me, mi sono iscritto, mi dicono bene, entri in questo progetto, presentati a questa data. Sono andato lì, nessuno sapeva niente, il progetto non esisteva, era fantasma, e le persone non facevano nulla. Quindi poi la frustrazione della frustrazione, io già sono libero e frustrato perché non riesco a rientrare nel mondo del lavoro, per giunta voglio lavorare per dare un'opportunità e mi mettono a sedere in un posto vuoto, cioè è ridicolo. L'altra cosa, vado allora in un'altra associazione, per dire che non è solo una, e questi dicono, c'è la lista d'attesa, potresti aspettare 1 o 2 anni, ti chiameremo. Dico, ma come? C'è la lista d'attesa e voi non sapete sfruttare queste persone. Allora mi rifaccio alla domanda di prima e dico, ognuno di noi dovrebbe creare un'opportunità, prendere una posizione, ma se poi l'organizzazione anche del volontariato, come quella del lavoro, è inefficiente, non riesce a dare lavoro a nessuno, non riesce neanche uno volontario a lavorare, e diventa ridicolo, scusate. Grazie, mi sa che c'era un'altra domanda, direi l'ultima. Sì, voglio ricordare anche, io sono Jorge di Milano Senza Frontiere, prossimo giovedì facciamo l'ennesimo da 2 anni che facciamo la marcia per i nuovi desaparecidos. Dove in Piazza della Scala dopo le 18:30 parliamo di questo tema, denunciamo, portiamo le foto e facciamo il giro come facevano le madri di Plaza de Mayo, perché quelle foto che ci hanno portato i genitori di questi ragazzi scomparsi nel mare Mediterraneo, e a parte di invitare a tutti a venire alla marcia, darsi un giro con noi, prendere una foto di uno dei ragazzi scomparsi e darsi un giro in onore di queste persone che non hanno avuto neanche una possibilità di una cerimonia, perché più di 37.000 morti, soltanto 4.000 corpi sono stati recuperati, dei quali la maggioranza sono senza identificazione nei cimiteri della Sicilia. E, a parte di questo invito, volevo diciamo, non so che pensate, noi in piazza sempre denunciamo e diciamo che no, all'Europa, quando chiediamo che aprano un canale umanitario, non le diciamo perché devono essere più buoni, sino che stiamo chiedendo un atto di reciprocità storica, perché i rifugiati sono nati in Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il nazifascismo, milioni di persone europee e italiane sono scappati e furono accolti in tanti paesi del mondo. Anche questo discorso hay que farlo, perché noi non le chiediamo all'Europa che sia buona, sino che le diciamo che la stessa quantità di milioni di persone che furono accolte dopo la Seconda Guerra Mondiale devono essere accolte in questo momento, e stiamo parlando di milioni di persone. Io sono argentino e in Argentina arrivarono soltanto milioni di italiani, dico soltanto perché parliamo di milioni, non di 150.000, 200.000 in tutto un continente, sino in un solo paese come è l'Argentina. Perciò che pensate di questa visione, di questo emplazamento anche politico, perché non le chiediamo carità, le chiediamo reciprocità. Ok, grazie mille. Forse Pietro vuoi cominciare tu con i numeri, no? Ti chiedevo. Avevo una domanda per voi, ragazzi, che aspettate. Buonasera. Allora, è una domanda molto concreta. Vediamo. Mi sono perso l'inizio della conferenza, per cui non so se l'avete spiegato, ma tipo un anno fa sono andato in un ARCI in cui c'erano delle persone che studiano queste cose, lavorano, eccetera. È stato molto interessante. E spiegavano come negli ultimi decenni questa politica di accoglienza, diciamo, dei rifugiati si è cambiata tantissimo, perché prima, dove per esempio una persona eritreana chiedeva all'ambasciata in Eritrea il visto di rifugiato, di essere accolto in un paese, per esempio, diciamo, la Germania, e doveva andare nell'ambasciata della Germania in Eritrea, se ci fosse, no?
ma invece adesso non è più possibile, quindi spingendo queste persone verso l'illegalità e quindi nelle braccia dei scafisti. E quindi volevo sapere se voi avete una risposta da darmi su perché è cambiata questa cosa, per cui si spinge questa gente verso l'illegalità e la clandestinità e le reti trafficanti di esseri umani e tutto questo crimine transnazionale, insomma. E ecco, questa è la mia domanda, grazie mille. Sì, comincerai dai numeri, vi chiederei di essere brevi anche nelle... Ci provo. Anche se potremmo stare qui altre due ore, diciamo. Epocale, quindi... Esatto. No. Allora, sì, scusate, mi ero rilassato. Ma adesso a me venivano in mente le migrazioni, no, storiche degli ultimi anni, a me venivano in mente i popoli del mare, della Bibbia, no, che si sono mossi dalle pianure della Pannonia, poi si sono mossi verso le pianure, poi la Croazia, la Serbia, la Turchia, eccetera, e sono poi diventati gli ebrei, e quindi gli egiziani, eccetera, eccetera. Quindi secondo me le migrazioni epocali ce ne sono state tantissime, però me ne viene in mente una molto più vicina, che è quella degli italiani all'estero, insomma, che poi le richiamava anche Jorge adesso, insomma, sono veramente un terzo della popolazione italiana se n'è andata, quindi io non sono d'accordo su questo con Guido Viale, con cui invece condivido altri temi. Se invece, visto che mi facevi una domanda, dici come mai non li spiegate, cioè la categoria del sono troppi, io sono d'accordo, è vero, non l'abbiamo sfiorata, ma è una categoria che funziona un sacco, cioè il sono troppi funziona, cioè, noi saremmo anche buoni, però purtroppo sono troppi e quindi non li possiamo accogliere. Ok, allora io dico molto molto brevemente due cose. Allora, uno, che c'è un indice demografico negativo in Italia da oltre 20 anni, cioè non vengono prodotti, la dico proprio male, abbastanza bambini per sostentare poi un equilibrio di popolazione in Italia. Nella UE più o meno la stessa cosa, su 28 paesi è in 25 così, quindi già solo sotto questo profilo sono troppi, non sta in piedi. C'è uno studio molto avanzato dell'Unione Europea che dice addirittura che entro il 2050 ci sarebbe bisogno di 20 milioni di migranti, 20 milioni di migranti, quindi insomma, ci sarebbero margini enormi da questo punto di vista, no, sul decostruire sono troppi. Dall'altra parte invece ci sarebbe poi da discutere di una cosa di cui stasera non abbiamo discusso, ma che ci sta sullo sfondo, e che è come mai l'immigrazione, cioè come mai i politici sono fessi che non se ne accorgono, perché diciamola chiara, no, non sono fessi, c'è qualcuno in malafede, qualcuno no, ma c'è anche un altro dato di realtà, cioè uno, i migranti lavorano nei paesi dell'Unione Europea spesso in nero, in molti paesi in nero, in paesi come l'Italia fate conto che c'è un sommerso che è intorno tra il 25 e il 30%, ci sono dei settori economici italiani come l'agricoltura piuttosto che la logistica che sono preda, tra virgolette, del lavoro nero e in primis dei cittadini stranieri, quindi c'è anche un interesse nell'illegalizzazione, questo è un dato, e quindi anche se sono troppi è molto discutibile. Se si pensa un momento invece a tutta la questione delle badanti, non si può non pensare anche a quel welfare sostitutivo, perché non viene più gestito dallo Stato, ma viene gestito da soggetti che tendenzialmente sono migranti straniere che gestiscono gli anziani italiani. C'è un interesse nella costruzione dell'immigrazione, nel tenere bassi i costi del lavoro per vari motivi, ma nel tenere bassi i costi del lavoro, questo io credo che ormai si possa dire dopo 30 anni che questo è un effetto quantomeno conosciuto, e quindi se è conosciuto per così tanto tempo è anche voluto. Poi mi fermo.
Io volevo aggiungere che, diciamo, le Nazioni Unite dicono che dal 1990 che questa massa, diciamo, di persone è in viaggio verso l'Europa, quindi che l'Europa conosce dei flussi migratori di queste dimensioni, diciamo, non è un fenomeno per niente nuovo. Addirittura tutti gli esperti, diciamo, di immigrazione raccontano che 20 anni fa in realtà arrivavano molti più immigrati e molti più migranti, diciamo, di quanti non ne arrivino oggi, e che il profilo di quegli immigrati era molto differente. Arrivavano i polacchi dall'Europa dell'Est, che appunto venivano impiegati, erano più che altro lavoratori stagionali e erano meno visibili probabilmente. Oggi arrivano, come sappiamo, 150.000, 170.000 persone ogni anno, che non sono tanti, non sono troppi se confrontati ai 60 milioni. Quindi, diciamo, questa sfida epocale ha forse più a che vedere che coi numeri, ha a che vedere sicuramente con le difficoltà, non so se siete d'accordo, insomma, comunque, di quello che significa integrare o includere. So che la parola integrazione non piace tantissimo, ma insomma, sicuramente accogliere persone che in Italia mi sembra arrivino 80 nazionalità differenti, quindi persone che hanno alle spalle background completamente diversi, anche livelli di scolarizzazione completamente diversi, che parlano lingue a volte distanti appunto dalla nostra. Era diverso integrare, appunto includere i romeni, no, in Italia, appunto 20 anni fa, 15 anni fa. Quindi mi sembra che questa difficoltà abbia più a che vedere col tipo di persone che arrivano, con le difficoltà appunto che attraversano lungo il percorso. Loris ci ha raccontato appunto di che cos'è il viaggio, no? Mentre un esperto di immigrazione come Enrico Pugliese raccontava sempre 20 anni fa che i polacchi, i romeni arrivavano col pullman e scendevano a Piazzale Tiburtino a Roma, cioè quindi facevano un viaggio molto più sicuro, perché tra l'altro le frontiere paradossalmente c'erano ed erano interne all'Europa, ma erano meno forti quelle esterne all'Unione Europea. Quindi non è una questione di numeri, secondo me. Questa è una comunicazione, cioè è una sfida grossa di comunicazione che abbiamo. Mi sono permessa di rispondere perché per me, ovviamente, che sono una giornalista, è un tema questo dei numeri dell'invasione. Insomma, è abbastanza ridicolo che raccontiamo questa vicenda come un'invasione, insomma. Che poi sia una sfida epocale, secondo me è una sfida epocale, ma non perché sono troppi, ecco. Non so se mi sono spiegata. Poi, scusa. Volevo iniziare da quella cosa interessante sul fatto che le ONG sono antagoniste alla politica. Io credo sia verissimo. Io per esempio non condividevo quella riflessione prima sul PD. È da circa 20 anni che lavoro con Medici Senza Frontiere e da subito ho lavorato a Lampedusa, abbiamo messo in piedi le attività di soccorso per i migranti, anche influenzati dal grandissimo Italo Siena. E al tempo ci siamo ritrovati, nel 1998, la legge di Livia Turco e di Napolitano, che ha istituito i CPT in Italia, i CIE. Sono stati loro a metterli in piedi, non è stato il Bieco Fini che si è svegliato di notte e ha costruito i muri dei CPT. Noi siamo stati sbattuti fuori due volte, espulsi due volte da Lampedusa, la prima nel 2004, dopo essere usciti con un rapporto di 270 pagine sui CPT. Era un rapporto sulle condizioni sanitarie, igieniche e di assistenza all'interno dei centri di permanenza temporanea, c'è ancora in giro da qualche parte su internet. Erano di quelle bordate nei denti incredibili, scritte da dei ragazzi che al tempo volevano fare qualcosa per questo paese ed erano un po' naif, e abbiamo scritto un re nudo così, e sono stati sbattuti fuori immediatamente, espulsi da tutti i CPT d'Italia, espulsi da tutte le prefetture d'Italia nei vari luoghi di accoglienza e di assistenza in Italia. Ma è successo col governo Pisanu. 4 anni dopo il plenipotenziario Morcone, in quota PD, ci ha buttato fuori da Lampedusa un'altra volta.
Io non ho mai visto questa grande differenza, a parte quel piccolissimo periodo meraviglioso in cui appunto Amato all'interno e al welfare c'era Ferrero, hanno tentato di fare qualcosa di nuovo all'interno dei centri. Poi li mettevano in piedi, chiudevano alcune volte, il PD chiudeva i CPT come quello di Gradisca in Friuli Venezia Giulia, con la Serracchiani come capofila. Adesso la Serracchiani fa finta di niente e ha rimesso in piedi di nuovo i CPT, quando aveva detto un abominio il centro di identificazione e espulsione, è una cosa allucinante. Guarda adesso, di nuovo in piedi con 400 ospiti. Questa è la realtà, per quello io, per risponderti, resterò in qualche modo dall'altra parte. Sicuramente non sono un no global, non tiro sassi, non faccio cose particolari, però sono contro un governo che per 20 anni, con colori molto differenti, ha fatto esattamente la stessa cosa. Ha creato un sistema di accoglienza inesistente, l'ha fatto gestire allo SPRAR, da realtà dal basso, e solo per il 30%, il resto stavano a Rosarno, stavano nei campi che poi andavamo a curare, stavano da altre parti, ma sicuramente non sotto un tetto, anche quando non avevano il diritto. Per 20 anni questo, con la destra e con la sinistra. In Italia è scandaloso che non ci sia un sistema di accoglienza pubblico che faccia funzionare i centri. Per 170.000 abitanti, questo è lo scandalo vero, ma verissimo. Prima roba. Seconda roba, sull'umanità, io sono super d'accordo. Cioè, l'opportunità che ho avuto e che hanno avuto tanti miei colleghi di lavorare in quei paesi per molti anni e di conoscere delle realtà difficilissime, al di fuori di ogni demagogia e di ogni populismo, poi tutte le persone sono uguali da tutte le parti del mondo, però avere a che fare con delle persone resilienti, delle persone che oggi si svegliano e non sanno se ce la faranno, se saranno bombardati, se mangeranno, se... ricordavi prima la Siria, no? Ero vicino a Idlib e noi stessi, quando eravamo lì ad operare in una caverna costruita con degli ospedali, con delle piccole sale operatorie gonfiabili all'interno di questa struttura, una caverna dove tenevano delle olive durante la raccolta in inverno, noi abbiamo fatto delle attività ogni giorno, ogni secondo, avevamo il terrore che uno di questi barrel bombs, questi bidoni sganciati dall'alto dagli elicotteri a 1000 metri o a 700 metri ci arrivasse addosso. Ogni giorno, e noi stavamo lì per un mese e mezzo, 2 mesi, poi tornavamo a casa e la gente rimaneva lì per 1, 2, 3, 4, 5 anni e mezzo. Questa è la realtà, e queste persone resilienti sono il sale della terra, sono delle persone che quando arrivano qui, come dire, sono come i nostri nonni, hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. E noi abbiamo avuto la fortuna di ascoltarli. I nostri figli non avranno la fortuna di ascoltare noi, che siamo sopravvissuti al limite a Craxi o a Berlusconi o per par condicio a Renzi, no? E credo che questo sia il vero concetto, la vera fortuna che abbiamo noi oggi, ad avere delle persone che vengono nel nostro paese e le guerre le hanno vissute sulla loro pelle, le tragedie le hanno vissute sulla loro pelle. L'ultimo tratto di mare, cioè il Mediterraneo centrale, è una storia lunghissima che viene da molto lontano, che viene da un progetto migratorio che è iniziato 2 o 3 anni prima, da una fuga, questa fuga rocambolesca arrivata in un altro paese, poi in un altro, e poi 1 anno e mezzo a lavorare nel deserto tra i Tuareg come schiavo per poter poi arrivare magari a racimolare $700 per passare il Mediterraneo centrale. Oppure altre migliaia di avventure. Io credo che chi ha la fortuna di compiere questo viaggio in realtà è un portatore di fortuna incredibile, cioè è una persona che ha vissuto una storia che noi non possiamo nemmeno capire, e avere l'opportunità di lavorare con lui, di vivere con lui, di essere a contatto con questa persona, è esattamente la figura del nonno che ci raccontava la Seconda Guerra Mondiale e che farà crescere i nostri figli. Il problema è la paura. Il problema è la paura, come tutte le cose. Io lì sono molto ottimista, insomma. Che lo vogliamo o meno è questione di tempo. Noi saremo molto più colorati, molto più vivaci, molto più giovani. Siamo un paese vecchio, stanco, che non fa figli. Io credo che l'unica speranza è quella di condividere con loro pezzi di strada, pezzi di cammino,
pezzi della loro storia. Non so se volevi rispondere, Loris, direttamente alla domanda che ti faceva la ragazza sulla risposta della Guardia Costiera. Ah sì, sì, no, quella molto semplice. La cosa positivissima è stata che gli unici che hanno fatto qualcosa sono stati, come al solito, i grandissimi della Guardia Costiera Italiana. Perché veramente, per me è difficilissimo dirlo, sono un antimilitarista, le divise veramente mi hanno sempre fatto molta impressione. Però non solo per quello che hanno fatto durante Mare Nostrum, ma per quello che fanno quotidianamente, è incredibile, cioè, credo sia l'unica marina militare la nostra a rifuggere un po' dal concetto classico militare, no? E ormai sono talmente abituati al sacrificio, insomma, a darsi da fare, che appena li abbiamo chiamati ci hanno dato una mano sicuramente per portare dei viveri, quindi hanno fatto delle staffette per portare dei viveri, sicuramente non è abbastanza dal mio punto di vista, cioè assieme a tutti gli altri paesi europei cioè, c'è una correità di colpe, insomma, no? Credo che le organizzazioni non governative non dovrebbero fare questo lavoro. Io mi auguro che veramente ne restino poche solo per fare un'attività di sorveglianza e non di sovrapposizione a quello che uno Stato dovrebbe fare. Però ecco, per quanto riguarda la Guardia Costiera, per rispondere alla tua domanda, almeno in termini di viveri ci hanno dato una mano, però insomma sono andati fino a Napoli, sono ore di... hanno fatto stare 1400 persone per circa 20 ore in più solo perché 7 persone si riunivano a Taormina, 7 persone che dovrebbero preoccuparsi dei nostri problemi. Questo per me è una cosa gravissima, non c'è parola. Quando potevano andare ad Augusta, che è in provincia di Siracusa, che era a 120 km più a sud, non ci sarebbe stato nessun problema. Fino a Napoli, 1500 persone con 6 bagni. Non lo so, boh, secondo me non ci siamo. Invece Pietro, volevi rispondere al ragazzo che ti chiedeva un po' che ne pensiamo appunto dei rimpatri e poi del rapporto tra lavoro e permesso di soggiorno. Sì, vabbè, velocemente, perché allora, vabbè, sui rimpatri sono una presa in giro, cioè va detta chiaramente, insomma i rimpatri sono il nuovo eufemismo per dire espulsioni, poi non è altro che quello. Il nome è cambiato da CIE, quindi Centri di Identificazione ed Espulsione, ed è diventato Centri per il Rimpatrio Permanente, che fra l'altro fa un po' ridere, però insomma, che il rimpatrio necessariamente dovrebbe essere su richiesta, no? Invece questo però funziona così, eufemisticamente funziona. Costa un sacco di soldi, non ha mai funzionato, quindi prima lo diceva anche Annalisa introducendo, cioè tutti i meccanismi di espulsione, che poi si chiamino rimpatri o in un altro modo, in realtà hanno un'incidenza intorno al 40%, quindi nel 60% dei casi non avvengono, costano una quantità di migliaia di euro ridicola, e normalmente di quel 40% di soggetti espulsi intorno al 75%, quindi i tre quarti, tornano. Quindi dal punto di vista dell'efficacia nessuna. Dal punto di vista invece della possibilità di vita successiva, disastro, perché ogni soggetto espulso non si regolarizza più per i 10 anni successivi, spesso anche di più, perché poi non esce, insomma, vabbè, quindi dal punto di vista della vita concreta, della vita vissuta, un disastro. Per quello che riguarda invece la domanda lavoro permesso di soggiorno, penso che in prospettiva i due temi vadano slegati, e che quindi il permesso di soggiorno non debba essere legato esclusivamente al lavoro, perché altrimenti parliamo di lavoratori e non di uomini, e questo sì, e quindi questo in prospettiva. Da un punto di vista
invece diciamo un po' più strumentale, un po' più prospettico, credo che si possa pensare di fare una normativa in cui il primo permesso di soggiorno è legato al lavoro, ma non il rinnovo. Quindi il lavoro diventa il mezzo per l'ottenimento di un permesso di soggiorno, ma poi non diventa il vincolo per poterlo poi mantenere, altrimenti poi si hanno tutti quei fenomeni di ritorno nell'illegalità che sono di questi ultimi anni di crisi, eccetera, eccetera. Il ragazzo poi che chiedeva che fare. Cioè, che fare? se ci si... si vuole fare delle attività di volontariato, darsi da fare. Ma, allora, che fare? No, vabbè, allora io credo intanto che sia anche difficile questo, cioè bisogna scegliere, no? Io mi ricordo che nel 98, che è il momento in cui... ho deciso che mi sarei impegnato nell'immigrazione, nel momento in cui dovevo trovare un posto dove andare, ho chiesto e sono andato in vari posti, e qui no, qui sì, qui no, qui sì, e poi alla fine ho trovato l'ambito dove mettermi, insomma. Quindi è un lavoro anche quello. Invece prima sorridevo quando raccontavi, dicevi, ma c'è un anno di lista di attesa, 2 anni di lista d'attesa. Sorridevo perché nel dramma della politica che non c'è più, dei partiti che non ci sono più, spesso e volentieri alcuni ambiti di volontariato diventano degli ambiti molto segnati politicamente, e quindi per esempio io racconto del Naga, per quello sorridevo, noi facciamo 2 corsi all'anno di formazione per entrare e arrivano veramente centinaia di persone e facciamo fatica. Perché noi in tutto siamo circa 400, abbiamo un tot di servizi, arrivano tantissime persone, o facciamo più servizi, ma a quel punto non abbiamo le capacità nemmeno economiche per poterlo fare, oppure c'è la lista d'attesa. E quindi mi faceva ridere, perché per esempio noi il prossimo corso di formazione l'abbiamo bloccato perché non riusciamo ad assorbire i soggetti. Fa ridere, no? Sembra una cosa assurda, ma nell'ambito di un volontariato non tanto non strutturato, ma né spontaneistico, che a quel punto vorrebbe dire prendiamo tutti ma facciamo qualsiasi cosa, né poi, che ne so, di puro lavoro, non sappiamo come muoverci, abbiamo dei problemi di organizzazione. Però io credo che ci siano tanti ambiti in cui si possa andare a muoversi. C'è una ragazza che fa. Non c'è nessuno. Non c'è vista d'attesa. Grande, va. Grande, va. Va bene, grazie, vi ringrazio del tempo. Mi sembra abbiamo provato a rispondere a tutti. Grazie mille. Il canale umanitario. No, tra l'altro, a proposito, c'è Marta Cosentino che ha fatto un bellissimo film, si chiama Portami Via. Non so se la conoscete e se avete visto il film. Che vale la pena, perché appunto, parlando di canali umanitari, credo che sia una delle risposte più scontate al problema dell'immigrazione, no? Parlando appunto degli Eritrei, prima parlavamo degli Eritrei, il 90% dei paesi europei riconosce gli Eritrei che arrivano da noi come rifugiati. È possibile che all'interno di una città, di una capitale o di altre cittadine dell'Eritrea ci sia la possibilità di avere qualcuno che prende in considerazione dei casi e di richieste? Io non lo darei per scontato la risposta negativa, nel senso che c'è la possibilità, ci sarebbe la possibilità di fare delle pressioni importantissime in quel paese, visto che gran parte dei paesi europei più ricchi finanziano in maniera veramente incredibile delle volte il governo eritreo, no? Questo è un esempio abbastanza chiaro e scontato, ce ne sono tantissimi altri.
finora in Italia la comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, i Valdesi hanno fatto questo tentativo molto interessante di mettere in piedi questi corridoi umanitari, e ci sono riusciti per almeno un certo numero di persone che non definirei simbolico, perché sono, arriveranno a circa un migliaio a fine intervento, ma credo sia l'unico esempio in questo momento in piedi per far sì che delle persone arrivino da noi in maniera sicura. Io credo che ci debba essere una moltiplicazione, no, di questo fenomeno. Da 2 anni abbiamo messo in piedi questa campagna, si chiama Milioni di Passi, e uno degli obiettivi fondamentali è quello di spingere in questo senso. Non è semplice, siamo estremamente isolati dal punto di vista politico, l'abbiamo detto prima, ma insomma bisogna farsene una ragione, credo. A livello europeo c'è comunque un tentativo, almeno di mettere in piedi una piattaforma a livello europeo per in qualche modo incoraggiare questa scelta, che secondo me è l'unica possibile per il momento, e continueremo fino all'ultimo respiro per spostare l'argomento corridoi umanitari al posto del narrativo odierno dell'Unione Europea, che è costruire dei muri e spingere le persone indietro, insomma, fondamentalmente. Però questa è la soluzione, non ne vediamo delle altre, onestamente, e speriamo appunto che ci siano dei passi in questo senso, anche che altre organizzazioni prendano in qualche modo l'idea che i Valdesi e Sant'Egidio hanno messo in piedi. Bene, io ringrazio Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere, Pietro Massarotto del Naga e tutti voi che avete avuto la pazienza di rimanere qua ad ascoltarci.